La parola di Dio cresce con chi la legge. Questa è una frase di San Gregorio Magno, che è vissuto intorno al 600 d.C. E possiamo chiederci che cosa volesse dire San Gregorio con queste parole. Io direi che lui intendesse affermare che la parola di Dio è elastica, è come un pozzo o un tesoro, a cui, secondo anche le parole di Gesù del Vangelo, noi possiamo attingere cose antiche o anche cose nuove. Come a dire che la parola di Dio parla in quella che è la nostra situazione esistenziale del momento, si adatta alla nostra situazione del momento e noi troviamo risposte a partire dalla situazione esistenziale in cui noi stiamo vivendo. Ecco perché oggi io non farò con voi una lettura puntuale di un passo biblico come di solito facciamo. Farò invece una lettura sapienziale solo di alcuni aspetti del famoso passo della Natività di Gesù che troviamo nel Vangelo di Luca al capitolo 2. Perché ho deciso di fare questo? Perché ho cercato di collocare questa parola all'interno del tempo in cui stiamo vivendo e soprattutto all'interno dell'avvento che ci prepara questo figlio di Dio che si fa carne, dice il Vangelo di Giovanni, il Verbo si fece carne, si fece corpo, anche se dobbiamo stare attenti a non limitare queste parole alla materialità. Carne è qualcosa di più del semplice corpo, così come il corpo nella Bibbia non è solo qualcosa appunto di materiale, di tangibile. Perché dico questo? Perché in questo tempo di pandemia noi con il corpo abbiamo un rapporto molto particolare, sia con il corpo malato che con il corpo che ha paura di ammalarsi o anche con il corpo di chi muore. Io penso a tutti coloro che hanno avuto dei parenti o delle persone care ricoverati in ospedale per questa malattia e queste persone non possono più vedere i loro cari, i loro parenti, non li possono più vedere mentre sono in ospedale e anche quando muoiono non li possono neanche salutare, li vedono solo nella bara oppure li vedono solo diventati cenere. E questo fatto di non poter essere accanto al corpo del proprio caro, anche se sappiamo bene che il caro non è solo il suo corpo, però questa mancanza del corpo lascia un segno, lascia un peso. E mi viene in mente anche l'episodio di Maria di Magdala quando la mattina della domenica si reca al sepolcro per compiere i riti della sepoltura. Maria ha bisogno di quel passaggio, ha bisogno lei più che di Gesù. Lei ha bisogno di salutare colui che aveva amato. Ha bisogno di stargli vicino, di accudire il suo corpo, di vegliarlo, di prendere congedo. E quando non ha trovato questo corpo, si è trovata persa, perché quel tempo era un tempo di cui aveva necessità, aveva proprio bisogno per appunto porre la propria condizione esistenziale, riorientarla in quel momento in cui ormai si sentiva orfana, aveva perso appunto colui che amava probabilmente più di tutto e più di tutti. Ecco, sono tante le persone che in questo tempo attraversano lo stesso desiderio, lo stesso bisogno, lo stesso disorientamento di Maria di Magdala al sepolcro di Gesù. È proprio questo che mi ha fatto pensare all'importanza del riflettere sul fatto che il Figlio di Dio si è fatto carne. Si è fatto corpo, perché è importante guardarlo anche sotto questo aspetto che talvolta viene un po' sottovalutato, così come talvolta sottovalutiamo l'importanza di essere vicini al corpo di chi ci è caro e anche di essere in contatto con il nostro stesso corpo. Allora, ho pensato di provare a leggere con voi quei pochissimi versetti, solo alcuni versetti
del Vangelo di Luca che ci mostrano come Gesù, attraverso il prendere carne, il prendere corpo, è entrato nel nostro tempo, è entrato nello spazio, nel nostro spazio, e gli ha dato un nuovo significato. Sono tempi duri i nostri e Gesù è entrato in un tempo duro. I nostri spazi, oggi come oggi, sono angusti, sono stretti. Anche solo lo spazio, potremmo dire, tra il nostro naso, la nostra bocca e la mascherina. Sono spazi in cui ci sentiamo affaticati, ci sentiamo schiacciati, ci sentiamo anche stretti. Ecco, Gesù è entrato anche in questo spazio e gli ha dato un significato. Allora vi leggo solo pochissimi versetti del capitolo 2 di Luca e valuteremo proprio insieme e vedremo adesso l'idea di tempo e dell'opportunità che Dio ha, il senso dell'opportunità che Dio ha, l'idea un po' dello spazio e qualcosa anche sull'incontro con i pastori, per poi terminare con quei consigli che io trovo molto utili, che Sant'Ignazio di Loyola ci ha lasciato per entrare in scene evangeliche belle e ricche, proprio come quelle della Natività di Gesù. Allora leggo solo i primi due versetti del capitolo 2 di Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Ecco, che cosa fa Luca? Inserisce la nascita di Cristo in un tempo preciso, in un tempo storico ben definito. È il tempo di un censimento in cui chi è al potere vuole contare i suoi sudditi, perché in questo modo lui esprime la sua forza oppressiva, violenta, una forza pretestuosa. È un po' l'esaltazione dell'onnipotenza degli uomini. Chi sono le vittime di questa prepotenza? Lo sono queste persone che sono costrette anche a cambiare città in un momento particolare, come Maria e Giuseppe, che devono obbedire ad un ordine che non hanno voluto, che non hanno scelto, devono stare al gioco, riescono a farlo perché sanno che la loro vita è in ogni caso in mani più potenti, più forti, più benevoli, più capaci di amare e di condurre la vita rispetto alle mani del potente di turno. Ecco, quello che ci fa pensare è che Gesù, con il suo corpo, entra in questo tempo, che noi avremmo ritenuto il tempo meno adatto per la sua nascita, il tempo che avremmo ritenuto meno opportuno della sua nascita. Eppure in questo tempo Gesù assume un corpo e in questo modo paradossalmente assume la vulnerabilità che un corpo porta con se stesso, assume la fragilità di un corpo, assume il fatto che un corpo può essere individuato, può essere ferito. Lo assume in questo momento, noi non l'avremmo mai fatto. Eppure invece lui in questo momento si fa carne, si fa corpo, si esce al mondo, si fa conoscere al mondo. Si era già formato come corpo nel grembo di Maria, ma adesso proprio esce da questo grembo e si espone. Si espone a noi, ma si espone a noi, ma si espone anche a chi lo guarda non con benevolenza, agli occhi appunto del potente di turno, del violento di turno. Ripeto, l'idea di opportunità di Dio è ben diversa dall'idea di tempo opportuno che abbiamo noi. Eppure questo ha fatto Gesù e ce lo fa capire attraverso il suo nascere, attraverso un corpo che si espone. Non era neanche il tempo opportuno per Maria, per una donna alla fine della gravidanza, che a un certo punto si trova a dover affrontare un viaggio
faticoso, pieno di insicurezze, però è successo. Maria con il suo corpo ha affrontato questo viaggio e ha continuato a dare corpo al corpo del figlio, a dare vita al corpo del figlio. Questo è un primo aspetto. Passiamo poi allo spazio, come il corpo di Cristo riempie lo spazio di quel Natale, di quel giorno, e come riempie anche il nostro spazio, i nostri spazi. Continuo a leggere il Vangelo di Luca. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Ecco, Gesù paradossalmente riesce a farsi spazio dove non c'era spazio. L'Evangelista ci parla di una mancanza di alloggio, ma mancavano quindi anche gli spazi adatti ad una nascita, agli spazi più sicuri. E che cosa succede? Loro, Maria e Giuseppe, riescono a raggiungere un luogo dove far nascere Gesù e poi Luca ci dice che il bambino viene deposto in una mangiatoia e dopo il grembo di Maria questo è il primo spazio che il corpo di Gesù abita. È la mangiatoia, un luogo umile, è un luogo basso. Bonhoeffer diceva questo a proposito della mangiatoia. Alla luce della mangiatoia, che cosa è alto e che cosa è basso nella vita umana? Quindi Bonhoeffer pone questa domanda, ma la risposta Cristo non ce la dà con una parabola, con un insegnamento. La risposta Cristo ce la dà con il suo corpo, perché il suo corpo è stato adagiato nella mangiatoia. Quindi è quel corpo che noi dobbiamo osservare, vedere, anche immaginare e capire quindi che cosa è alto e che cosa è basso nella vita umana alla luce della mangiatoia. Vediamo quindi che il corpo di Cristo ci parla da subito, ci parla a partire dalla sua nascita fino al momento della sua morte, poi della risurrezione e poi anche dell'assunzione. Il corpo di Cristo continua a dirci qualche cosa, continua a parlarci. Passiamo ora alla figura dei pastori, no? Si dice che in quella regione c'erano alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Ecco, i pastori ormai lo sappiamo, non sono quelli che troviamo nei nostri presepi con volti miti, semplici, umili. Era gente abituata a prenderle nella vita, anche a darle. Era gente abituata alla violenza, abituata alla durezza, potremmo dire a volte anche all'aggressività o a vivere in difesa in ogni caso. Ecco, questi pastori dove cambiano? Che cos'è che li fa pensare? È un corpo di un bambino vulnerabile, davanti al quale probabilmente la loro tensione, la loro stanchezza, la loro aggressività si placa perché non ne vengono spaventati. Anche per loro il corpo di Gesù parla, anche a loro il corpo di Cristo racconta qualche cosa. Ecco, non abbiamo fatto una lettura puntuale, esegetica di questo passo. Abbiamo preso solo alcuni spunti per farne, come dicevo, una lettura esistenziale. Ma perché ho tenuto a fare questo? Perché la parola di Dio non è stata scritta per gli esegeti, non è stata scritta per i teologi, non è stata scritta per i sapienti. La parola di Dio la possono capire meglio di tutti i poveri, che non sono tanto i poveri dal punto di vista economico o solo economico, sono coloro che sentono di avere bisogno di una parola, ma di una parola con la P maiuscola. Allora, quando noi avviciniamo
In qualsiasi momento della nostra esistenza, questa parola, se trova un cuore disponibile, parla, si esprime. Non c'è bisogno di avere una cultura particolarmente approfondita oppure una capacità di fare esegesi, di entrare dentro il testo e di saperlo scardinare, leggere e studiare in tutti i suoi aspetti. Vi propongo allora, per questo Natale, di entrare in questo passo con lo stile di Sant'Ignazio di Loyola. Lui diceva di porsi davanti a queste scene evangeliche con la forza dell'immaginazione, entrarci dentro come se non ne fossimo solo degli spettatori che leggiamo, ma immaginarci dentro la scena. Noi siamo lì come coprotagonisti o come protagonisti. E allora possiamo immaginarci gli sguardi, le parole, i gesti, le azioni, i sentimenti. Possiamo entrare in questa scena della Natività guardando o guardandola così come l'avrebbe guardata Maria, come l'avrebbe guardata Giuseppe, come l'avrebbero guardata i pastori. Possiamo scegliere noi la posizione e da quella posizione osservare che cosa ci nasce in cuore. Che cosa ci parla? Come ci sentiamo guardati da Gesù o come noi guardiamo Lui? Ecco, rimanere davanti a questa pagina per scoprire la presenza di Gesù, di Cristo, che non teme, non ha temuto di farsi corpo nel tempo e nello spazio, in tempi non opportuni dal punto di vista umano, in spazi angusti che noi avremmo ritenuto inabitabili, ma che Dio invece ritiene abitabili. Ecco, entrare in questa ottica, come Gesù ha abitato in questi spazi e come continua ad abitare nei nostri spazi e nei nostri tempi, grazie al suo essersi fatto corpo, al suo essersi fatto carne. Lasciamo proprio che Gesù ci parli. Che sia lui quindi ad accompagnarci in questo Natale. Buon Natale a tutti.